seconda tappa. Eh sì, caro Leo, stiamo proprio per affrontare la seconda tappa della nostra avventura e questa volta il meteo non sembra proprio dei migliori. Forse anche per questo, mentre lasciamo la marina di Gennaro Amato, tardiamo a dare gas alle manette dei motori, o forse perché Gennaro ci stava davvero viziando un po' troppo con le delizie locali e con quel suo innato senso dell'ospitalità. E allora, ultimo sguardo all'Accameno e gas alle manette, anche se in realtà la prima tappa sarà brevissima, visto che siamo diretti al porto di Ischia per fare il rifornimento. Mentre costeggiamo l'isola ci guardiamo attorno e le condizioni meteomarine appaiono subito difficili, con un cielo carico di pioggia e un mare decisamente formato per essere ancora sotto costa. Incrociamo una barca a vela che sta raggiungendo velocemente l'isola, probabilmente alla ricerca di un riparo. Unica nota positiva per la nostra spedizione, il motore, che ieri sera andava in surriscaldamento su Soli di Sicilia 2, sembra non accusare più nessun problema, al punto che mentre stiamo correndo per testarne l'efficienza, quasi ci scordiamo di entrare nel porto di Ischia per fare benzina. Guadagnando l'imboccatura del porto incontriamo un piccolo gommone pieno di appassionati di diving che ci salutano e ci accompagnano per qualche minuto. Sole di Sicilia 2 lascia sfilare il piccolo gommone e si dirige verso la banchina dove è situato il distributore. I colori dell'isola e l'abbigliamento dell'equipaggio di Sole 2 fanno pensare a una giornata decisamente autunnale. Invece, siamo già al 31 di maggio. Oggi è giorno 31, stiamo facendo il rifornimento al porto di Ischia per la seconda tappa. Dopo l'accoglienza splendida di ieri sera da parte del signor Gennaro Amato, che ci ha lasciato veramente senza parole, oggi è un altro giorno. Abbiamo avuto un piccolo inconveniente a uno dei motori dell'altro gommone, una banalità, una fascetta che è saltata. Abbiamo perso però purtroppo del tempo sia per individuare il guasto che poi per ripararlo. Dico, una sciocchezza, però ci ha tolto un po' di tempo. E il tempo proprio oggi non è granché, anzi diciamo che tende decisamente al brutto. Da questo momento, appena terminato il rifornimento di carburante, abbiamo intenzione di fare rotta verso Piombino. La nostra intenzione è arrivare a Piombino, stiamo partendo però con un notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia. Se tutto va bene arriveremo a Piombino in serata, altrimenti per mare è così, ci si ferma dove si può se le condizioni non sono sufficientemente sicure. La distanza fino al porto di Piombino è di circa 200 miglia, le condizioni del mare non ci consentiranno di andare oltre 20-22 nodi per navigare in sicurezza e senza prendere troppi colpi, anche se il gommone è assolutamente eccezionale, ci sono pur sempre dei limiti. Quindi considerando che sono le 14, insomma dovremmo circa 10 ore di navigazione, dovremmo arrivare col buio, vedremo quello che succederà.
Ed eccoci finalmente con la prua sulla rotta di Piombino, anche se in realtà stiamo tenendo un angolo più stretto per navigare in prossimità della costa, viste le pessime condizioni meteo previste per il pomeriggio. Pioggia, vento e mare non ci sono certo favorevoli, ma non ci perdiamo d'animo. E con Tommaso Pastorello al comando, navighiamo in assoluta sicurezza alla ragguardevole velocità di 24-25 nodi, con il resto dell'equipaggio che si permette addirittura di dormire. Ovviamente tocca a loro il rabbocco dell'olio in sentina, mentre io e Tommaso ci concediamo una sigaretta e solo stando fermi ci rendiamo conto dell'effettiva altezza delle onde su cui stiamo navigando. Ho lasciato Ischia da quasi un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, e stiamo quasi per doppiare Capo Ciceo. Abbiamo avuto un pochettino di mare, un po' di acqua più che altro, mare attraverso, e sono più sollevato perché abbiamo risolto quei problemi che si sono causati in un motore. Fortunatamente, facendo qualche piccolo accorgimento, abbiamo sistemato quello che era il raffreddamento del motore, togliendo direttamente i termostati in un motore del Sole Sicilia 1, Sole Sicilia 2. Ora siamo alla volta di, come ripeto, Capo Ciceo, stiamo navigando per raggiungere, o perlomeno speriamo di raggiungere entro stasera, Piombino. Le condizioni del tempo sono brutte, brutte come acqua che arriva dal cielo, e navigare con l'acqua che ti sbatte in faccia sicuramente non è piacevole. Però siamo tranquilli che i motori vanno bene, i gommoni stanno resistendo, l'equipaggio sta dormendo, dice qualcuno dietro. Comunque c'è, come seconda tappa l'abbiamo iniziata bene, speriamo di concluderla nel migliore dei modi. E quando tocco il cosino dietro? Sì, perché quello lì è collegato, va a massa, perché hai le mani bagnate, va a massa e va automaticamente su 16, o se no dobbiamo tagliare un filo che c'è dentro il mic. No, va bene così, non tagliamo nessuno.